Potrebbe venire lui adesso a fare la guerra contro i briganti. Dov'è il comando? Avanzato! Accompagni il signor capitano al comando. Sì, sì. Sottotenente De Giustino. Capitano Giordani. Non lo aspettavamo a quest'ora, signor capitano. Sveglio subito il tenente Magistrelli. No, il tenente Magistrelli non è di servizio e ha diritto di dormire. Lo vedrò domani mattina. Adesso veda di procurarvi un letto, una branda, insomma un posto per riposare qualche ora. Sì, signor capitano. Se per questa notte si accontenta della mia stanza... Bene, la prego di sistemare anche il mio attendente e faccia un biglietto di punizione al bersagliere di guardia ai muli che si è addormentato. Sì, signor capitano. Di qua, signor capitano. E per la scorta? Quale scorta? Come, lei ha viaggiato a quest'ora senza scorta. Sì, perché? È qui? Sì, signor capitano. Non occorre altro. A domani. Agli ordini, signor capitano. Compagnia! Attenti! Ah, svegliatevi! Riposo! Come tu, ma cosa ci servi? Allineati, allineati! Avanti, svegliati! Svegliati! Compagnia! Attenti! È arrivato finalmente? Sì, questa notte da solo. Su, Ben Andrew, scattare, scattare! Riposo! Compagnia, attenti! Attenta! Quarta compagnia, 85 uomini presenti, 10 feriti all'infermeria. Riposo. Compagnia, riposo! E dov'è? Non è uscito ancora. Eccolo. A posto, presto. A posto. Compagnia, attenti! Presenta! Cinque uomini presenti, 25 uomini in servizio, 10 feriti all'infermeria. Il tenente Righi. Riposo. Compagnia, levate! Fianco! Riposo! Faccia mettere in ordine gli uomini e mi ripresenti la compagnia tra un'ora. Ma, signor capitano... Non mi dica che il reparto è in campagna da 3 anni. Quando il soldato è a campo, il modo migliore per mantenere la disciplina è pretendere il rispetto della forma. Stanotte anche l'ufficiale di servizio dormiva e si è presentato con uniforme nel massimo disordine. Gli ho inflitto 5 giorni di arresti. Sì, signore. Aspetti, non ho finito. Lei è molto irrequieto, tenente, molto nervoso. Si domini. 3 anni di caccia ai briganti in questi posti, in mezzo a gente che ci tollera pena. Mi creda, signor capitano, sono pesanti. Ma il compito di difendere il paese aspettava lei. È incominciata l'inchiesta? Sì, è arrivato un commissario di pubblica sicurezza da Foggia. Il commissario Siceli? Sì, ho riuniti i testimoni nella casa del comune. Mi faccia accompagnare da qualcuno. Tenente Righi! Mi accompagni al comune. Mezz'ora di tempo per mettere a posto le uniformi, sotto la responsabilità dei capi squadra. Rompete le righe! Compagnia, attenti! Rompete le righe! Non ce la faccio più. Ma voi come facete questa guerra, eh? Siete vecchi. La guerra la devono fare i vecchi. Tanto se muoiono, chi se ne importa? Ma c'è fame che tengo, tanto me.
Ma è rimasto un po' di quel formaggio che avevamo? Sì, un tad di secce. C'è buono. Non ho voluto pure. No, dopo. Mangia dopo. C'è sempre quando schifezza va via mangiare da Torino con papà, eh? I formaggi sono buonissimi pure là. Ehi. Forse che buoni. Addirittura. Dopo che mi ha liberato da Roma e Venezia, mi ha portato a fare un giro per l'Italia. Certo. Quella del nord. Bella deve essere, eh? Vai, vado a cercare un po' di legna per il fuoco. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Non sapete quando manca per arrivare a Melito? Arrivato, è tutta la spiaggia. Ah, ai Garibaldi sapete c'era voto? No, non ci sono i suoi uomini. Dici che arriva in un momento o un altro, lo stanno aspettando. Grazie assai.